Si avvicina la stagione estiva con la voglia di ripartire. La Toscana si appresta all'estate promuovendo e valorizzando il turismo attraverso una vacanza serena e sicura oltre il Covid. Si chiama Toscana Rinascimento senza fine. È la campagna presentata a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione, dal presidente Eugenio Giani e dall'assessore al turismo Leonardo Marras insieme al direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Palumbo. La Toscana riparte e cerca una promozione turistica che sia in grado con rapidità di riportare, nel momento in cui si allentano i cordoni della restrizione di mobilità, perché il Covid incomincia a essere contrastato con i vaccini, lo stesso fattore climatico che ci porta verso l'estate. Abbiamo visto l'anno scorso ci sono le condizioni per poter ospitare nuovamente turisti. Ecco che Rinascimento senza fine diventa uno slogan, un messaggio che vuol unire in un'identità unica ciò che in realtà è multipolare, la Toscana del mare come quella della montagna, dei borghi come quella delle città storiche. Una strategia che promuoverà la Toscana in Italia ma anche all'estero attraverso i social, i giornali, i grandi centri, stazioni radio e TV. 7 temi che saranno sviluppati principalmente all'inizio verso un turismo di prossimità, per poi allargarsi anche ai mercati più lontani, che inizieranno a riaprirsi nel corso del tempo, proprio perché possano trovare qui ciò che oggi tutti ricercano: la propria rigenerazione, una disconnessione, il contatto con la natura, con un ambiente che parla di storia, di bellezza, di grandi opportunità. Quindi ambiente, salute, sicurezza e rigenerazione per l'estate 2021, ma anche per il 2022 in Toscana. La campagna è rivolta in primis ai toscani e al centro-nord Italia, che sono il nostro bacino di utenza privilegiato, ma poi anche già praticamente da maggio ai mercati del centro-nord Europa, che chiedono la Toscana sul web, già da adesso prenotano: Germania, Francia, UK, Svizzera, sono molto presenti sulle prenotazioni. E quindi accompagneremo questa campagna anche in quei paesi, soprattutto sul web.